pochi secondi, non farti aspettare. Corri, 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 corri. Dunque, dicevamo? Ah, non dicevamo niente. Ah, sì, sì, l'argomento di questa sera. Dove andrò questa sera? In quale mondo? Ah, amici miei, questa sera io non mi muovo. E sapete perché? Perché aspetto degli ospiti. Persone importanti? No. No, non sono persone importanti. Cioè, sì, sì, scusate, sono le persone più importanti per noi. Nel senso che se non ci fossero loro, non ci saremmo nemmeno noi. Chi sono loro? Siete voi. È chiaro? No? Me l'immaginavo. Cercherò di spiegarmi meglio. Vedete, per tutti noi che lavoriamo in televisione, le persone più importanti siete voi, cioè i telespettatori. E siccome questa sera io vorrei fare un giro attraverso gli studi televisivi, così ho invitato qui in casa mia un piccolo campionario di telespettatori. Perché? Per ascoltare le loro opinioni, per farli parlare. Sono tanti anni che muoio dalla voglia di sapere che cosa pensano di noi. Riunite sei italiani in un salotto, di che cosa parleranno prima o poi? Di televisione, cioè di tutti noi. Signore, sono arrivati gli ospiti. Falli entrare. L'intellettuale. Caro signor Calindri. La signora Borghese. Il garzone del fornaio. Masero tu. Buonasera, prego. Qui? Sì. Il libero professionista. Oh, lieto. Piacere, prego. Grazie. La ragazza moderna. Prego. E infine il salutatore. Buonasera. Prego, si accomodi. Signori miei, eccoci qui. La conversazione è aperta. È brutto tempo oggi. Sì, fa più freddo di ieri. Speriamo che domani faccia meno freddo di oggi. La televisione ha detto che domani farà bel tempo. Allora pioverà. Quando la televisione dice che fa bel tempo, è sempre brutto tempo. Non ci azzecca mai la televisione, oh. Signore, stia fermo con questa gamba. Che cosa vi dicevo? Prima o poi il discorso cade sulla televisione. La televisione non è un fatto culturale. Per me è soltanto un elettrodomestico. Io non la vedo mai. La televisione guasta la vista. Troppe commedie e poco sport. Ci vorrebbe più calcio, non so, una bella ripresa di calcio. Bello così, Menichelli che si lancia. De testa c'entra da fine a volontà, la rete. Ah, ah. No, Troppo spot e poche canzoni. Io la televisione la vedo sempre al buio. Io solo con la luce diffusa. Io non la vedo mai. Io la vedo al bar, ma quando c'è lo sport però. Lo judo, per esempio, quanto è bello così. Stretta di mano, sgambetto, spinta, volta su colottà e con l'avversario. Lungo e cotto. No? Il bar non è un fatto culturale. L'apparecchio televisivo non sai mai dove devi metterlo. È tra il mobilio del salotto. Stona! Pure Celentano stona. E come stona, signor? È brutto, ma ha un suo fascino. Il fascino non è un fatto culturale. Ecco, culturale. Beh. Celentano, io non so chi sia, non l'ho mai visto. La televisione per me è attualità. Scoppia un bel incendio, si va con le telecamere e lo si riprende, e lo si riprende. E se l'incendio non scoppia? No, picchi la televisione. In fondo siamo teleutenti, no? L'incendio non è un fatto culturale, ma è spettacolo. Approvo. Potrei trovarmi sul luogo e salutare con la manina. Se per questo potrebbe salutare dal Palazzo dello Sport.
Così io vedo il pugilato, vedo Rinaldi nostro, bello, magnifico gioco di gambe, finta di sinistro, un percute destra, avversario, ecco là, lungo e cotto. No, I pugili in TV hanno un certo fascino. Io credo di non essermi spiegato a sufficienza. La televisione, io, per principio, non la vedo mai. Questa conversazione potrebbe continuare all'infinito, ma siccome io vorrei darle un indirizzo preciso, anche perché il nostro programma ha delle esigenze, così adesso proverò a dare in pasto a questi signori un nome. Vediamo un po' quale potrebbe essere. Ah sì, Peppino Di Capri, un tipico personaggio della televisione. Peppino Di Capri. Lo adoro. A me il capellone non mi piace. Troppi occhiali. Sì, ma non è un fatto culturale. Io non l'ho mai visto. Ma io glielo faccio vedere subito e col permesso di questi signori noi cominceremo proprio con Peppino Di Capri la nostra passeggiata attraverso gli studi della televisione. Prego, prego signori. Da questa parte. Prego signori. Permesso? Prego, il signore delle 21, quale onore. Ciao. Come stai? Bene. Tu? Prego. Buonasera. Cosa state facendo? Peppino Di Capri. Sta partendo per l'America in tournée, allora l'abbiamo catturato e lo immortaliamo. Potrei vedere di qui il Peppino, senz'altro, comodi, il nostro migliore ospite. Ti ringrazio. Pronti allora, attenzione. Vai la 2 e vai la musica. Torna piccina mia, torna che il tuo papà, la ninna nanna ancora ti canterà. Tutta la mia vita, tutto tu sei per me, certo sarà finita se resto senza te, mio bene. Torna piccina mia, torna che il tuo papà, la ninna nanna ancora ti canterà, la ninna nanna ancora ti canterà. Ha visto, signora, che cos'è uno studio televisivo? Bello, bello, interessantissimo. Tutti quegli infermieri che vanno e che vengono, sembra proprio un ospedale. Ma no, non sono infermieri, sono i tecnici. Hai visto la ripresa del complesso di Peppino Di Capri? Ah, sì, sì, bello. Però non ho pianto. Sa, io quando guardo la televisione, se non piango non mi diverto. Allora a lei piace molto Itinerario Quiz. Ah, quale? Quello presentato dal Duca Caffarelli? Sì. Mi dica in confidenza. È veramente duca? Vabbè, questo è esattamente, non glielo so dire. Peccato. I duchi fanno piangere. Nel romanzo sceneggiato, quando c'è un duca, stia tranquillo che mi faccio certi pianti. A lei piacciono tanto i romanzi sceneggiati. Sono la mia passione. Senta, non si potrebbe dare un'occhiata dove fanno i romanzi sceneggiati? Ma le offro di più, signora. Io la faccio assistere ad un romanzo sceneggiato. Guardi. Trasmettiamo la prima puntata del romanzo sceneggiato, il romanzo di un giovane maestro, povero ma buono, di Giacomo Padella. Riduzione e adattamento televisivo di Giacomo Padella. Regia di Giacomo Padella.
di contessina Matilde. Oh, vecchia nutrice, come potrei non piangere quando mi si vuol far sposare il cugino giovane e cattivo? Voi non lo amate dunque? Io non l'amo ed ei non m'ama. Vuole sposarmi soltanto per impossessarsi della mia eredità, eredità della quale entrerò in possesso solo quando avrò firmato il documento dal notaro. E perché non firmate allora? Sai bene, nutrice, che io sono sì contessina, ma analfabeta. Oh, un giorno imparerete a scrivere. In queste cose non è mai troppo tardi. A proposito, oggi cominciano i nuovi corsi per gli analfabeti. Accendi il televisore. No! Sapete che se il vostro signor cugino cattivo mi scopre, mi scaccia. Oh, nutrice, ti prometto che sarò promossa. Grazie. Voglia il cielo che possiate ottenere la licenza elementare. Buongiorno. Buongiorno. Cari alunni, buongiorno. È il giovane maestro povero ma buono che vi parla. Santi numi, non vidi mai sembianze più leggiadre. Oggi vi insegnerò a scrivere la parola mamma. Scusate, ma essendo io un giovane maestro povero ma buono, non posso pronunciare la parola mamma senza commuovermi. I nobili sentimenti. Egli ha un cuor d'oro. La parola mamma, scusate, si scrive così. Ma è così che obbedite agli ordini del vostro tutore? Per punizione domani stesso partirete per la bandita. La bandita è una tenuta di campagna priva di ogni comfort moderno, ivi compresi televisore, elettrodomestici. E preparatevi per le nostre nozze che saranno imminenti. Oh. Addio. Ma perché i cugini cattivi devono essere così cattivi? Vedi il magico mondo da televisione. Studio 1. Sabato notte. Pollo alla crema. E chi è quell'uomo che mi sembra un angelo? Che soffia nella tromba uso vifero? E chi è mai quell'uomo a 17 pollici? È Ninì Rosso. E sa giocare a pallone? Però suona e canta. Oh. Musica, per due occhi verdi e un viso d'angelo. Musica, per un nome che non si dimentica. Evelyn, Evelyn, oh Evelyn.
fragile e romantica, semplice, con un nome che accarezza l'anima. Evelyn, Evelyn, oh Evelyn. Che fino. Eh sì, canta bene, suona meglio, ma c'ha il baffo triste. Però è interessante. Sì, sì, interessante, ma dottor Vede, io sono sportivo. A me piace tutto quello che è sport, ha capito? Ho capito. Io ho la curiosità di vedere tutto quello che è sportivo, perché lei non la vedrebbe una bella partita? Un bel derby? Come no? Sampdoria Genoa? Genoa. Dottor, ma lei che sa tutto, perché si dice Genoa? Vabbè, se vuole glielo posso anche raccontare, però è un fatto lungo, risale al 1893. Ci arriverei col cervello, però che cultura che ci ha lei, dottor. Un altro bel derby, Inter Milan, Juve Torino. Roma Lazio. Tra qualche anno. Speriamo di no. Vede, dottor, a me chi me leva lo sport? Me leva la vita. Ho capito, senta, allora mi dica, che cosa potrei farle vedere di sportivo per renderla felice? Le ballerine. Le ballerine? Eh sì, ma come fatto sportivo? Quelle zumpano, saltano, sgambettano, sono atlete. Dottor, mi faccia vedere le ballerine. A me le atlete mi entusiasmano. E se poi sono bionde... Beh, guardi, non posso garantire il colore dei capelli. Però un balletto glielo garantisco. Guardi. Grazie. Signorina! Zitto, per favore!
Ma si sente male? Sì, c'è Dorelli, non vede? Sento che ci sposeremo. Ah, davvero? Sì, ma lui non lo sa ancora. Non mi conosce neanche. Ah, e se non fosse d'accordo? Allora, Rigliano, per me basta che cantino. Io i programmi di canzoni li vedo tutti, sa. Canzoni alla finestra, canzoni al balcone, canzoni a livel terrazzo. Vorrei farle un regalo. Vorrei farle vedere come la televisione riprende una canzone. Una canzone cantata da Dorelli, che è un classico, forse un fatto culturale. Questo lo so, è facile. Si mettono davanti a una telecamera e cantano. No, non è vero, sa. Guardi che cosa accade mentre Dorelli canta una canzone. Guardi. Cuore mio, perché non mi vuoi? Perché, perché, perché? Datemi un violino per fare un concertino ripipì, per rubare un cuore e dal chiaro della luna troverò l'ispirazione, bella innamorata con questa serenata ripipì. Voglio dirti t'amo, te l'ho detto tante volte, ma tu dici di no. Questa sera ho deciso di far breccia nel tuo cuore, ho portato gli strumenti, tanti grimaldelli profumati in la bemolle. Datemi un violino per fare un concertino ripipì, tutto celestino, con l'archetto sbarazzino suonerò una musica formidabile, fatta apposta per te, amor, se mi dici di sì. Questa sera ho deciso di far breccia nel tuo cuore, ho portato gli strumenti, tanti grimaldelli profumati in la bemolle. Datemi un violino per fare un concertino ripipì, tutto celestino, con l'archetto sbarazzino suonerò una musica formidabile, fatta apposta per te, amor, se mi dici di sì, amor, se mi dici di sì. Trasmettiamo la seconda puntata del romanzo sceneggiato, Il romanzo di un giovane maestro, povero ma buono, di Giacomo Padella. Riduzione e adattamento televisivo di Giacomo Padella. Riassunto della prima puntata. Matilde, contessina ma analfabeta, segue di nascosto i corsi di Non è mai troppo tardi per imparare a scrivere e così poter firmare il documento che le consente di entrare in possesso di una vistosa eredità. Dunque, scoperta davanti al televisore dal giovane cugino ricco ma cattivo che vuole sposarla per carpirle l'eredità, viene bandita la mandata. Oh, scusate, viene mandata la bandita. Località di campagna priva di ogni moderno comfort. Il cuor mi batte in petto, ma è dopo farmi coraggio. Con permesso. Avanti. Posso? Sì, ma tacete. Finisco questo strambotto e sono da voi. Oh, cielo, è anche poeta. Ecco fatto. Strambottai. Santi numi, nascondetemi. Santi numi, dietro quella tenda.
Permettete? Cugino ricco ma cattivo. Maestro povero ma buono. So che mia cugina si cela in questa stanza. Voi celiate? Io non celio dove la celate. Vi proibisco di usare questo tono. A mali estremi, estremi rimedi. Pietà! Preparatevi a partire. Domani stesso celebreremo le nostre nozze. No, non potete sposarla. Né chi me lo impedisce? Il documento segreto. In questo documento segreto, lasciatomi da mamma mia. Scusate, ha detto che voi non siete il cugino, bensì il fratello della contessina Matilde. Maledizione. E vorreste forse sposarla voi? E perché? Vi dispiace forse? Non potete. Perché in questo documento segreto consegnatomi dallo stagliere di mio padre, si dice che voi siete mio fratello e quindi fratello di Matilde. Oh, siamo tutti fratelli! Scusate, non mi commuovo anche alla parola fratello. Addio, sogno d'amore. Addio, un corno! Voi, giovane contessa Matilde, potete sposare il giovane maestro, povero ma bello. Buono. Perché documento segreto mi svela che io sono sua madre. Mia madre? Mamma! Ma allora voi siete anche mia madre? No, sono sua madre. E mia madre è sua madre. Per un giovane ricco ma cattivo, tutte queste madri sono troppe. Esco dalla comune. Notte di tregenda. Igli! Finalmente sole. Soli non direi, c'è la mamma. Non preoccupatevi per me, figlioli miei. Ecco qua, io mi siedo qui e bella bella mi vedo Topo Gigio. Mi spieghi una cosa. Qual è l'impulso che la spinge a salutare con la manina ogni volta si vede inquadrato da una telecamera? È più forte di me, guardi. Non appena l'occhietto rosso della telecamera mi fissa, io devo salutare. Ma saluta dei parenti? No, nessuno. Io sono solo al mondo, non ho amici. Saluto e basta. È una disgrazia, guardi. Lei non sa quanto mi costa. Di fatica? No, no, di soldi. Per esempio, c'è l'arrivo di una tappa del Giro d'Italia a Cuneo. A me il ciclismo non interessa, però vado a Cuneo per poter salutare. C'è la ripresa del Festival di Sanremo. Io detesto le canzoni, però compro il biglietto, mi piazzo in prima fila e saluto con la manina. C'è il raduno dei coltivatori diretti a Catania. Io ho la febbre del fieno, si figuri. Però mi iscrivo ai coltivatori diretti, vado a Catania e saluto. Beh, coraggio. Coraggio, forse col tempo guarirà. Speriamo di no. Se io non saluto, come vivo? Beh, intanto io la saluto. E continuo il mio giro attraverso gli studi televisivi. Posso venire con lei? Certo, fra poco va in onda una partita di calcio dal Cile. Come? Dal Cile! No! Ma guarda. Scusate se vi interrompo. Buonasera. Però adesso cantate una delle vostre canzoni, così come la cantate. Ah, così come la cantiamo, certo. Noi. Va bene, certo. Va bene. D'accordo. Lei ha qualche preferenza per caso? No, tutte le vostre canzoni sono così belle che io le ascolto volentieri. Grazie. Va bene. Vecchia o nuova? Vabbè, se devo scegliere direi vecchia, perché... Vecchia? Allora non so, per esempio facciamo il vecchio palco della Scala. Magnifico! Magnifico! Magnifico. Beh,
attenzione. Mi disturba se io mi metto lì quell'angolino buono buono e zitto ad ascoltarvi. No, anzi, per carità. E allora sentiamo il vecchio palco. Senz'altro. Scusate. Scusi, carini. Solo, eh. Succede, sa. Scusi. Rifacciamo l'introduzione. Sì, no? Beh. Allora hai proprio il singhiozzo. Come, scusate, ho adesso? Il singhiozzo? Adesso? Mi è venuto tutto così. Adesso? Scusi, Calenti, non è possibile. Un guaio. C'è niente da fare. Mi è venuto il singhiozzo, possiamo cantare. Ah, no, mi dispiace, ma cantate, amici miei, cantate. Come ma si come fa, in tre, no? In tre? Come si fa? Ma ormai siete nel programma, non potete, fate quello che volete, ma cantate. Sapete cosa vi dico? Arrangiatevi! Sì, può aver successo nella vita con un sorriso così. Sì, può aver successo con le donne sol con un gesto così. Tutto il mondo si può conquistar col denar, con la fantasia la vita cambiar, ma con il singhiozzo non c'è niente da far. Il mondo non potrò mai conquistar. Con il singhiozzo, cosa posso far? Col quartetto alla TV, no, non potrò cantare. Con il singhiozzo, cosa posso far? Forse vi potrò insegnar l'arte di scioperar. Con il singhiozzo si può far un frullato di caffè e si può ingoiar una pillola col tè, si può preparar un magnifico cocktail. Ma con le donne niente da far. Con il singhiozzo cosa posso far? Non potrò con la mia lei fare il sentimental. Signorina, sì? Dal primo momento che l'ho vista ho provato per lei un grande... Con il singhiozzo cosa puoi far? Nello stile dei jukebox forse potrai cantare. Oh, taglia naso, lo tu mi conquisti sempre più. Con il singhiozzo non puoi cantare. Meglio farglielo passar, non ti preoccupar. Aspetta, qui a sedere, che adesso ci penso io. Sì. Fidel, ti prego, porta un bicchiere d'acqua. Che il signore ha il singhiozzo. Adesso vedrà un metodo infallibile. Brevettato. Adesso devi bere. 7 sorsi senza respirare. Tieni il coltello appoggiato qua. Il coltello? Coltello? 2. 3. 4. 5. 6. 7. E allora? Perciò signori, scusateci se insieme questa sera per voi purtroppo non possiamo cantare. La colpa è del singhiozzo. Con il singhiozzo si può far un frullato di caffè e si può ingoiar una pillola con te, si può preparar un magnifico cocktail. Ma quattro voci no, non si può cantare. Però siete bravi, veramente. Vedo che si interessa di televisione, è strano per uno che non la vede mai. Le posso confidare un segreto? Ma certo, dica. Io ho 8 televisori, uno in ogni camera. E li tiene tutti spenti? Tutti accesi! Per non perdere le sigle, nel caso che mi debba trasferire da una camera all'altra. Ma scusi, lei ha detto che la televisione non l'ascolta mai. Questa è una cosa che dico davanti alla gente, per darmi un tono. Ma in realtà, io sono uno schiavo della TV. Non le dico adesso, con i due canali, la sera, le corse che devo fare da un televisore all'altro. Ma mi piace tutto! Mi piace tutto! Io, per la TV degli agricoltori, potrei impazzire. Adoro Alessandro Cutolo. E gli intervalli. Mi piacciono anche gli intervalli. La statua etrusca. Il gusto che mi dà la statua etrusca. Io
accendo il televisore mezz'ora prima dell'inizio dei programmi, perché mi piace pure il monoscopio. Di fronte a tale entusiasmo, non so, mi dica cosa potrei farle vedere. Mi faccia vedere le Kessler. Quelle non posso. Non posso perché non ci sono. Neanche una soltanto. No, nessuna delle due. Oh. Va bene. Mi faccia vedere. Don Lurio. Quanti ricordi. A quello c'è! Ah sì? Sì. Davvero? Che bello! Buonasera, signori e signori. Io molto contento di essere qui, ospite sulle signori del 21. Ma non è venuto per ballare. È venuto per fare una conferenza sulla ballo, sull'arte di ballo. Scusa. Maestro Franco, Franco Misano, per favore, non musica, per favore. Non è venuto per ballare. Non musica, Franco. Grazie, scusa. È venuto qui per fare una conferenza sull'arte di ballo. Questo ballo che io voglio parlare è una... Scusa. Franco! Franco Pisano, basta con la musica! Non voglio ballare, non è questa sera! Signori e signori, niente a fare. Quando si sente questa musica, bisogna ballare. Devo ballare, devo cantare. Nato per danzare, questa è la verità. Sono nato per cantare, ma la 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 la. Faccio sempre colazione con Charleston. E la barba è tempo di già già. Si sa, se qualcuno suona il fox, fermo non so più stare. Se per caso c'è un jukebox, devo pirouettare. Voglio vestita indossare solo per ballare. Scarpe sime da dip dap. Sono nato per danzare. Se è nato per danzare, danzi pure. Ma certo, è una cosa bellissima. Balli, balli. È nato per ballare, balli. Grazie. Balli. Grazie. Balli. La televisione non è un fatto culturale.
La televisione guasta la vista. Più sport, meno canzoni e niente intervalli. Troppo spot e poche canzoni. Per me è soltanto un elettrodomestico. Io non la vedo mai. E lei che cosa ne dice? Altro. Signori miei, per questa sera il tempo a nostra disposizione è finito. Sono addolorato, ma devo accomiatarmi da voi. Trasmissione veramente riuscita, bravo, complimenti. Grazie, grazie. Sa che non mi è piaciuto per niente? Grazie. Ottima, ottima. A me è piaciuto tutto, tutto. Lei come presentatore è bravissima. Grazie. Mi raccomando. Grazie, grazie. Secondo me lei come presentatore non è adatto. Grazie, grazie. Dottor, mi è piaciuta tanto la seconda metà. Mi grazie. È piaciuta la prima metà. Grazie, grazie mille. Signori, prima di salutarci, tutti voi che siete i rappresentanti dei telespettatori, il nostro grazie è un segno di riconoscimento. Fidel, ti prego. Bene. Medaglia al merito televisivo con monoscopio di brillanti con la seguente motivazione. Benché incontentabile ed acerrimo critico, col vento e con la pioggia, nei giorni festivi, pomeriggio e sera, rimaneva attaccato senza indietreggiare di un pollice a quel televisore che odia e ama. Signora, non si può entrare, sta per finire la trasmissione. Lasciatemi entrare, ho non detto. Non si può. Voglio vedere dov'è. La prego, signora, dove si nasconde? Sia calma, sia tranquilla. Silenzio, ma che succede? Vuole entrare? È giusto lei, ma mi lasci! Ma prego, prego. Signora, che cosa desidera? Sto cercando una persona. Un amico? Ma che amico, non lo posso soffrire. E chi è? E chi è? È una parola, è un tale che vedo sempre in televisione, ma non mi ricordo il suo nome, sa la mia memoria ormai. Io vorrei poterle essere utile, ma se lei non ricorda chi è? Eh sì, ma se lo vedo lo riconosco subito. Io potrei farle vedere qualcuno che gira per gli studi in questo momento. Ecco, bravo, me li schieri tutti in fila e vedrà se non lo ritrovo. Va bene, come vuole. Prego, s'accomodi. È forse questo? No, questo è quello delle trombette. Ma non lo capisco. Alla sua età giocare ancora con le trombette. Questo? No, questo è quello che accarezza i serpenti. Io non condivido i suoi gusti. Permette una carezza. Ah, spiritoso! È forse lui? No, il suo volto mi è noto, ma no, non mi ricordo quel che faceva. Quanto è carino, ne manca solo la parola, eh? E ci dica, signorina. Questa la parola invece ce l'ha, che peccato. E vabbè, mi faccia questa intervista, va? No, guardi, io intervisto soltanto persone importanti, sa? Perché io chi sono? Mi chiamo Elisabetta Sarto. Beh? Tradotto in americano, Liz Taylor. Guardi questo, è lui forse? Ma no, questo io in televisione non l'ho mai visto. Ma come? Sto facendo canzoni da mezzasera. Ah, sì? E ben le sta. Il telegiornale. Roma, ultime notizie. Oh, sì, mi dico le ultime notizie, senta. È vero che la figlia della signora Perucchetti si è lasciata col suo fidanzato, eh? Roma, non lo so. Beh, se non lo sa, che cosa ci sta a fare qui? Ah, comunque non è lui. È forse lui? Oh, che bello. Chi? Oh, dimmi. Sì?
Dimmi una frase d'amore come sai dire tu. No, no. Un momento. Sì, la mano. Un momento. La mano. Ah, dunque, un'assurda passione d'amore squassa le ossa e assassina... Ossessiona. Grazie, Lionel. Prego, così. Ossessiona il mio essere, contessa. Che frase assassina. Oh, la 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 la, come sta? La la la. La la la. La la la. Oh, la la. La la lero. La la la. La.